La posta in palio era molto alta e quindi sapevamo che oggi era una partita importante. Noi da qualche parte dovevamo ripartire, siamo ripartiti dall'atteggiamento, dallo spirito di gruppo. Abbiamo fatto bene, abbiamo creato, a differenza dell'altra settimana abbiamo fatto passi in avanti e dobbiamo continuare a lavorare, come ho detto, perché in 8 giorni non si possono fare i miracoli. Però lo spirito combattivo, quella voglia di giocare, quella voglia di non subire c'è stato. Ripartiamo dal non prendere gol, da un'ottima fase difensiva, dal creare qualcosa in avanti e quindi siamo contenti. Riuscire a sconfiggere questa partita sarebbe stato per una delle due squadre sarebbe stato una mazzata tremenda a livello mentale, quindi è ovvio che è stata una partita molto combattuta, molto tattica, dove avrebbe potuto vincere la squadra che sfruttava meglio qualche situazione avuta. Noi secondo me il primo tempo abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto diverse situazioni, però alla fine non siamo riusciti a fare gol e comunque la partita è stata come ce l'aspettavamo, dai, una partita tosta, agonisticamente molto valida, con grandi intensità da parte di tutte e due le squadre. È venuto fuori questo pareggio, lo prendiamo, dai. È un grande afflusso di pubblico, la tribuna nuova era completamente piena, ma comunque anche la curva. Quindi, ecco, nonostante i risultati, devo dire, sportivi non ci stanno sorridendo, c'è sempre una grande risposta di pubblico e per questo ringrazio veramente i tifosi, tutti i sostenitori che sono veramente straordinari, anche oggi hanno incitato la squadra fino al 95esimo. Ecco, purtroppo non riusciamo ancora a sbloccarci, di positivo c'è comunque una prestazione in cui siamo stati solidi, soprattutto a livello difensivo, non abbiamo subito nulla, però dobbiamo essere più incisivi in avanti, insomma, perché è troppo importante vincere queste partite, perché chiaramente anche oggi era uno scontro diretto.